So che sei stato al NEMS Show recentemente, che esperienza è stata? Io penso che per un musicista è un'esperienza che va assolutamente fatta, prima di tutto perché c'è una concentrazione di talenti dentro uno stesso posto, che è una cosa che non succede in nessun'altra parte del mondo. Poi io lo sono stato anche a Francoforte, in tante altre fiere, però quella è l'America, no? Quindi per chi c'è stato sa che vuol dire, tutto a un altro ritmo, tutto a un altro livello. E il NAM è un'esperienza straordinaria, sei stordito, perché sei stordito oltre dal rumore dalle persone che sono contemporaneamente, ma sei stordito dalla quantità di persone a cui sei legato proprio a livello affettivo, anche storico proprio, che continuamente arrivano. Per cui, cioè, il classico è che incontri Stevie Wonder, il classico è che io mi sono trovato in ascensore con Steve Vai, o il classico è che nella fila del bagno c'era Bernard Pardi dietro di me. Questo è per dirti chiaramente il lato goliardico, ma il lato pratico è che senti da vicino a 1 metro i giganti della storia della musica. Il mio orgoglio chiaramente è stato di essere lì con la Mark Bass, insomma, che tra le altre cose festeggiava 15 anni. Quindi con un doppio orgoglio, perché Mark Bass è una ditta italiana, insomma, per chi non lo sapesse, di Pescara, che negli anni è diventata un riferimento mondiale del basso elettrico, se non forse la ditta più importante che c'è. E in America, quindi in un contesto dove c'è il monopolio delle ditte più famose, che sono Ampeg, che sono Fender, dei grossi marchi che hanno fatto la storia, finalmente è un piacere vedere un marchio italiano che attira un rispetto enorme. E quindi noi stavamo nello stand della Mark Bass e venivano tutti i più grandi della storia della musica comunque a rendere tributo a un marchio italiano. E questo è un motivo d'orgoglio, secondo me, che noi spesso italiani non nemo profeta in patria, si dice, no? Invece in realtà abbiamo un grosso orgoglio, ce ne abbiamo mille altri, insomma, però questo riguarda il mio ambito più specifico, quindi mi riempie di gioia e sono felice di far parte di questa famiglia. Tu sei endorser Mark Bass, quindi da quanto tempo? Perché prediligi questo marchio? Allora, guarda, in realtà sono da relativamente poco, perché sono 4 anni più o meno, ma io quello che ho sempre cercato in un amplificatore era il fatto di non avere un mezzo che colori. Cioè, secondo me, come poi racconterò, insomma, anche al seminario, il suono parte dalle mani prima di tutto, e poi devi trovare uno strumento che questo suono che hai in testa lo traduce bene. A quel punto il rapporto è fra te e lo strumento, cioè fra il modo di suonare, la pressione, la postura e le corde e lo strumento. L'amplificatore rischia di diventare un terzo incomodo. Invece l'amplificatore, secondo me, raggiunge il suo obiettivo quando amplifica il tuo suono, riproduce fedelmente il tuo suono, non aggiunge colori particolari. Ed è stato questo che io ho trovato nella Mark Bass. Alla fine io provai, insomma, tutto è partito perché ho provato una cassa 4x10 che uscì, insomma, un po' di anni fa, e ebbi subito questa sensazione, cioè di fedeltà, di suono definito, molto in faccia, come si dice, e molto intellegibile e molto vicino a quello che poi riproduco uno strumento che sento nelle cuffie, per esempio, quando attacco in diretta. E allora mi sono avvicinato a questo mondo e ho scoperto che, voglio dire, è tutta la filosofia della Mark Bass è in questa direzione. E infatti nelle cartoline noi abbiamo messo lo slogan The Real Sound of My Hand, che può rendere idea di questo che ti sto dicendo. Cioè, la Mark Bass, tu sei sicuro che è il tuo suono, è quello che viene dalle tue mani, e tutto ciò è riprodotto in uno strumento leggerissimo, resistentissimo e con un'efficacia di costruzione proprio tutto fatto al top possibile. Quindi io ormai gli strumenti da anni, anche in tournée comunque con Claudio e Gianni, ho tutta attrezzatura Mark Bass che comunque viene messa sotto pressione, si suona a volumi importanti, vengono trasportate, sono i cambi di temperatura, stanno all'aperto. Mai avuto un problema, e quindi alla fine non puoi desiderare di più. Quando lo strumento, l'amplificatore è ben costruito e il suono ti rappresenta, non puoi desiderare di più.